Non so perché, ho la netta sensazione che quest'oggi borconeremo talmente tanto che a confronto una macelleria è un ritiro di vegani. E lo credo bene. Bella raga, io sono Flame. E io sono Rex, bentornati sul canale. Ci siamo ragazzi qua a borconare insieme a voi su Cuphead. È un gioco ragazzi uscito da poco su Steam ed è un'infamata assurda. Prospetta le peggiori bestemmie che l'uomo possa aver creato durante la sua esistenza. Comunque ragazzi, cominciamo subito il video con una velocissima live challenge. Quest'oggi sarebbe bello se riuscite a lasciare mi piace, col pollice tra l'indice e il medio e lasciate un mi piace in questa maniera cattiva e se dovete lasciare un mi piace in questa maniera anche come sotto con tazzina e non sapremo questo lasciare in questa maniera acab. Io non voglio farlo, mi guardano male, guarda, c'ho le facce del terrore, sembrano un demonio. Ok, cominciamo subito. Start. Ovviamente ragazzi, perché noi questo intro qua l'abbiamo già fatta, abbiamo già registrato tipo 15 minuti di video, la videocamera è morta. Avevo menzionato più di una volta il signor ortaggio, che poi è una mela, che non è un ortaggio, è un frutto, sì, va bene, che appunto ci ha dato dei soldi. In orba tu sei uno perché non si accettano i soldi dagli sconosciuti. Se qualcuno in strada ti paga vuol dire che tu sei una patata. Andiamo a fare ti ha dato i soldi, sospettavo qualcosa, no? Allora andiamo a fare le cose con i fiori, con il lungo naso. Ah già raga, è infestato da uomini floreali nudi, la rivolta dei vegani, i funghi e i tulipani strozzi. Però insomma, date le mie proprio qualità scarse, siamo arrivati veramente molto molto indietro. Porco demonio schifoso, giusto 2%. Fungo schifoso. Ma è normale che la state proprio sopra. Ma basta sti funghi. Ma è tu un sacco, madonna santa, che cosa li aspetta, La sua vita qual è? Tulipano, sono quelle carte. Tulipano, uccidi il tulipano, uccidi il tulipano, via va. Brutto stronzo, ascoltami. E la vita sono quelli sotto, vero? Sì, le carte? Esattamente, okay, esattamente. Allora, ciao bello, sì, ragazzi, mi sa che questa vita l'ho già perduta. Ma ne ho ancora due, se ne sono tre mi pare. No, no, no. Non si può uccidere. Quel coso lì, vattene a fanculo, via. Madonna mia che dribbling. Oh, ma sto tulipano del cavolo! Ma se io sparo, no? Che sparo che dove c'è lui, ma perché spara dritto? Giochi così bene che, guarda, il tuo cervello da stratega, se fosse messo all'asta, anche in saldo, lo lascerebbero lì comunque. Stavolta non voglio perdere manco la vita. Devono avere qualche emorroide, perché guarda come cazzo... così. Ma io sono sopra! Perché non gli ha fatto niente? Sparo, 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 non uccidio. Bene, 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 via. Ok. Cioè, lo sapevo di... Cioè... Io sono allibito. Se lascevi senza le dita con dei legnetti lavoravi meglio. Vai, fa forte lo scazzo, porco demonio schifoso, infestato, infilato in una lavatrice su per il culo. Non ti cimenti, ti cibracci o ti cigomiti, ovvio. Ti cimenti oppure anche ti cinasi. Io perdo vita, è colpa delle tue cretinaggi. No! Mamma mia che roba che ho fatto. Hai fatto no! Una dribble. Ti do una minima elogiata e poi alla fine devo per forza dire che sei un coglione. Funghi di merda. No! Madonna santa, testicosi col naso lungo, io li odio. Sei incredibile, cioè. Sì, ma se io salto, non salta! Ho visto uno giocare in modo così mongoflettico. E poi alla fine sono un. Ti ripeto, sono un beone io, perché questi qua, se gli vai vicino, si spari come il diavolo. Meno male che lo ammetti, beone! E se ti chiedi e spari, questo fa così. Affanculo, affanculo. Bibi di Bobby Beone. Sala Caione, mezzo Beone. Io sto per esplodere, Vaffancoppo, vaffancoppo, una cotoletta. Fratello, te me sa che sai giocare poco, de poco proprio, ma male proprio. Io non ho mai giocato a sto gioco, per favore. Allora, ok, adesso minchia, ti faccio una run assurda. Vaffanculo, tulipano di merda. Dai, dai, dai. Però ho capito, se gli spari, poi questi invece di sparare si vabbè, poi io penso li stronzati in un salto. Fai una prova, una. Vai. Spara con questo, salta con questo, alla kill bibo bibu. Ok. Vediamo un po' il fenomeno, vai. Allora, guarda. Ciao bello, ciao vaffanculo. Sì, vabbè, esatto. Guarda, non ci manca arrivare al tulipano. Stai zitto. Complimenti. Ma il riscaldamento devo un po' integrare, capito? È un po' come non lo so. Ho capito, coreano. Va bene. Ti l'ho detto! Ma tu sei uno stronzo. Attenzione, via, corri. Guarda. Mi sono scivolate le dita. Sì, ti ho scivolato il cervello giù per il gabinetto, poi è stata tirata l'acqua. Vai, parla. Non so perché proporrei di cambiare livello. No, le palle. Via. Ma non ce la fai a superare questo. Cioè, te lo garantisco. Cioè, no, stai zitto. Tulipani sono delle persone bruttissime. Cioè, tu non pensi, ma in realtà è così. Ragazzi, se trovate vostra nonna che pianta i tulipani, scheggiateli, fate qualcosa. Dai, brutto. Si alza quel coso no! Dietro. Occhio tulipano sotto.
Sono arrivato prima di te, però. No, io ero andato giù di là. No, ma non è vero, te stai mentendo. Ma sì che mi ha ucciso. Sei un mascalzone. Ma c'era andato. Ti sputo in un occhio. Bravo, bravo. Ma ho fatto un po' il kamikaze, però. Bravo, bravo. Bravo niente. Bravo il succo di frutta. Diavolo scrofa. Hai fatto già un buco. Non me ne frega un cazzo. Brutto sto buongiorno, salve signor. È il boletto Satana, il fungo velenoso. Tuli porco, è un tuli. Ma tuli porco. Brutto. Devo solamente superare il tuo punto. Veloce, veloce. A parte che tu non lo sai, ma se. Ma sbarra dal culo! Vai, da bravo, bravo così. Allora, c'ho il tipo del fungo, il tipo, il fungo maledetto. Ma no, già te. Uno di vita, uno di vita. Ma il punto maledetto. Aspetta, se fai così fai prima, Ecco. Vedi, proprio l'ignoranza paga. Ah, ma non lo sapevo neanche io. Ok, ok. Mamma mia! Ho capito, ma fammi arrivare un altro ceppo di legno! Porca una trota! Comunque non si dice ceppo di legno, si dice tronco di pianta. Non sta bene. Bravo, bro, mannaggia l'elemental, bro. Ma noi dobbiamo andare a caccia dei biscotti, che c'è la tazza del latte, ci servono il condimento? No, abbiamo. Non so cosa dobbiamo fare, c'è il demonio. Cioè noi in pratica siamo in contatto col demonio e dobbiamo fare le cose per il diavolo. Ah, ho capito. Signor diavolo, allora faccia una cosa. In primis ci faccia venire un po' la tintarella come sì, lei. Ma è visto che è rosso un indiano, il demonio? Non lo so. No. Mamma mia mannaggia che roba. Mamma mia che roba. Ripetiamo, comunque, la rivolta dei vegani, queste, sono solamente esseri vegetali. Guardalo. Ok. Ok, mamma mia che roba. Mamma mia che roba. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Bravo. Via. Ok. No. Sembra un parto del primo no! livello. No. Mamma mia. Cioè, madonna santa. Perché i primi livelli? Occhio fanno... la pianta. Cioè, ma scusamelo un attimo. Occhio che sta cagando. Hai rotto le palle. Via, ok, ok, ci siamo. Concentrazione. Fallo fuori, sto morendo. Mollo. Cos'è sta ghianda schifosa? Non lo so, ma io voglio prendere la moneta. Attenzione, ghiande. Io voglio prendere la moneta. No, vabbè, la fa culo la moneta. Ok, le ghiande. Io voglio prendere la moneta. Dai, che palle. La fa culo. E mancava ancora. Ma cosa siamo a tre quarti? Io impazzisco. Io siamo a quelli al primo livello, ragazzi. Qua si sboccia veramente. Madonna, bisogna farlo di corsa. Qualche coso yoga, non so. Potrei darti come talismano un collana in coso, in carta igienica. Aspetta, come le vaghe dello zurlì, dello zurlà. Aspetta. Puttana, ma cosa cazzo stai facendo? Canta, messa, yeah. Ma no. Dai, mi fai belli. Guarda se sei bello. Ma vaffanculo, cosa minchia mi tocca? Cosa cazzo hai fatto? Ti porta fortuna, ripeti il livello. Mi togli sta roba? No! Bravissimo. Venissero le cavallette. Ok. Ok. Oh! È possibile che c'è sempre quello che corre che parla che te lo mette dietro? Muori! Vai! Bene, bene, minchia, stavolta voglio battere ogni record. Te fottiti. Spara. Morto, bravo. Bravo, ok, se n'è andato. Sei fatti questo. Dai, che stavolta mi sento pro, questa volta ce la facciamo. Siamo un facciamo. Colpo di proagine, mi sembra. Madonna santa, un colpo di proagine assurda. Quel coso di merda qua, ok. Minchia che... Ma devi... sei rischiato lì. Poi, bravo. Ok, occhio ai funghi. Fughetti allucinogeni. Bene così. Occhio ai flatifunghi, wow. Proprio ingroppato male. Va bene, ci sta. Poi c'è questo qua. In teoria si ammazza bene. Ma in teoria, ripeto, in teoria. Se n'è andato, ok. Ok. Fa venire l'ebola. Ok, qua ci siamo. Vai. Non ce la farò mai. Skip. No, skip. Che perché si apre Windows? Perché ho premuto questo invece di Shift. Ho premuto. Uccidetemi, vi prego. Sei un parto riuscito male. È sta cosa qua che mi... No, il talismano. Vedi che sono riuscito ad arrivare davanti. Coglione. No. Ok, non devo perdere una vita all'inizio perché finora sto prendendo sempre nel modo più stupido possibile. Posso fare la cheerleader se vuoi. No. Dai. No, per l'amor di Dio. Dai. No. Dai. La F di fantoccio. La L di lasagne. Porca lurida. Aspetta, mi sta prendendo lo scazzo, mi sta partendo. Ci teniamo comunque a dire che questo video è adatto a tutta la famiglia. Sì, famiglia, sì, puttana, tua sorella, vacca schifosa. Lui, la famiglia, vaffanculo, tua madre, quella gran trota. Faccio anche il balletto se vuoi. Oh, no, cheerleader. Tarararara, fai vomitare. Signor Flanella, lei fa pena. La pena è una penna dislessica, è una penna che sbaglia il congiuntivo, o più che altro che sbaglia la grammatica. Il signor naso lungo, ecco, se ne va da fare in culo. Aspetta, bisogna farlo in velocità. Ma la prata non ti riesce più? No!
Raga, Flex no! si è smorzato. No! Tu prima hai denigrato il talismano, ti sei provato a spiegare da solo. Ignorante! Dai, che palle, 20 minuti su sto livello! Porco diavolo sterile! No, ma ti giuro, mi viene un nervoso che porca vacca, confronto con che becca un palo, un lusso! Io divento pazzo, io sto diventando scemo. Cioè, veramente, è una roba che è assurda! Ma salti in groppa tua madre, così, questi da dietro sempre, questi così qua da dietro. Perché si scollega tutto di per basta, non ce la faccio, uccidete. Com'era questo video tra il cristianesimo? Questa è la parte finale. Dai, cazzo! Sembra un fattoccio! Vabbè, tanto. Mannaggia gli champignon e le cosi, come si chiamano, i porcioni. È che voi non lo sapete. Cosa sono i porcioni? Sono i porcini quando li porconi, capito? I porcioni, hai capito? Basta! No! No! Mori! Ok. Cioè, molto spesso, no, chi gioca questi giochi è tipo come il parmigiano, no? Chi lo prova più migliora, diventa bravo. Mentre nel tuo caso, tu più vai avanti, più ti avvicini alla data di scadenza, ovvero fai schifo. Perché? Grazie signor Tulipano per aver confermato la mia teoria. Perché? Sono rosso di rabbia, non so se si vede, ma se mi metto le mani qua e mollo e ci vanno le mani. Dicevo, mi sto partendo uno scazzo che assurdo. Ecco, pensa che gli uomini se no te lo vogliono mettere al culo. Quindi immaginate anche a te cosa devi fare. Ma lo so, perché ti parlo sempre da dietro, sto stronzando così, bene, così, con l'imparziato. E sono tipo Motumbo, guarda, sono incazzato, cioè c'hanno le palle che ora tengo più guardi. Oh, cadroio! Ok, no, ma non darci contro, bravo. Tulipan. Ma vaffanculo. Ma perché? Rompono lano. Devi fare di fotta, no, sti qua. Perché se li fai diretti così. Devi essere incazzato. Se li fai tranquillo, non ce la fai. Ci vuole un incazzo. È quello che ti fa superare il livello. Che mi sta uscendo, non lo so, il pancreas. Vai fuori questo lurido coso con le mani dietro. Non si lascia uccidere. Ok, riusciamo a far fuori questo. Di solito chi si abbuffa di ghiande sono i porci. Te, se non sei un porco, perché vai a scatare ghiande? Perché mi stanno uscendo porci dalla bocca che da una stalla o da un recinto. Olè, olè, olè. Canta polvere, tira fuori questo spolverino. Ma tiralo, stai fermo. Minchia, tira su una polvere assurda. Respira che fa bene. Perché ci salti addosso? Perché non me ne frega più un cavolo, piuttosto lo supero così. Vai fuori. No! Si è scollegato. Ok. Minchia, non ti giuro che se mi perdevo così mi incazzavo troppo. Lascia perdere le monete e veloce via. Madonna santa. Ho rotto la minchia sto corpo. Porco. Ok. Allora, attenzione. Sì. Sono ancora corretto, non ci credo. Non fare il minchione. Vaffanculo, ti prego, basta. Via. Sì. Ma perché ero lì? Ma perché sei morto? Ma non lo so. Forse devi distruggere la fornace. Io volevo andare verso la vittoria, no. Magari io lo faccio un'ultima volta, un'ultima volta. Poi basta. Devo vedere you win. No, no, cioè mi rifiuto. Tu sei cono col naso. Signor Sedalo, lei non va bene neanche il minestrone, guardi. Madonna santi, tu i denti, sai dove te li infili uno per uno, tutti su per il naso, te li infili nel naso, quel naso lungo che c'hai, che probabilmente te li infili anche nel culo quel naso. Signor Tulipano, anche lei però c'ha la madre balorda, se lo faccia dire. Riusciamo a fare questo livello o no? Non lo so, io però comincio ad avere dei dubbi seri. Vaffanculo, ci siamo. Ragazzi, siamo. C'è la concentrazione è il limite, eh. Cioè in questo caso il nostro Flame è più concentrato che un tipo al milionario quando gli chiedono se ha la madre è stronza o meno. Sì, che in teoria sei sano di testa, sai rispondere, altrimenti sì. Ha la madre è stronza. Ma vaffanculo. Non ce la fai più, sei un babbo di... Minchia! Basta! Minchia! Non ce la faccio più, ma seriamente non ce la faccio più. Hai finito con queste cose, per ma favore? Ma non ti porta fortuna. Ma porta fortuna cosa? Ma ti fa andare bene questa, ma smettila. Ma basta! Pacca! Un attimo. Vasca, vai, oh. Via, bravo. Adesso facciamo fuori anche questo, vieni su fu. Ma doppietta, attenzione ragazzi, attenzione. Se n'è andato bene, vai, bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, con calma. Adesso non sono mai morto via, no? Finora mi ha fatto capire che io lì potevo anche andarci camminando. Stavolta no. Stavolta invece mi dice che così non ci posso più andare. Porca puttana, tua sorella, quella gran balorda che vive in una stalla che mangia il fieno e che porca vacca viene muta per fare il formaggio. Cazzo!
puttana, quella gran trota. Attenta alle ghiande dopo. Da qua dobbiamo morire, tipo. Vieni su, perfetto, morto. Ci siamo. Che puttana. Te rischi sempre, okay. Non ce la faccio più. Cioè sto veramente. Attenzione. Ok. Fai fuori quello stronzo che sotto torna dietro. Ok, no, tanto quello non può più passare. Ok. Ok, ghiande. Brutta, va bene. Tana vacca. Aspetta. Ok. Adesso il ghiande. Ma salta! Ah, ho sbagliato il tasto. Basta. Io sono allibito. Cioè ti fai bene? Basta. Che c'hai l'ansia? No. Però se non stai zitto t'ammazzo. Allora, io non giocavo Rage Game da... non lo so, sarà un anno. Comunque, questo ragazzi era Cuphead. Almeno 15.000 mi piace per un secondo episodio, altrimenti ciao, ciaoone proprio. Il prossimo episodio vedremo Satana che resuscita da Flame. Ma perché so. Bordeaux ce li sei diventato, ti mancavano le corna. No, minchia, sono Bordeaux veramente. Ragazzi, facciamo diventare il diavolo, capito? Ragazzi, se volete un'altra volta vederci, iscrivetevi al canale, magari una volta facciamo un po' io un po' testa. Se è fomentato non ti ho voluto più disturbare, anche perché mi divertivo vedere. Ma secondo lo fai tu. In peperonarti, no? Ti sei diventato proprio l'uomo peperone del diavolo. Ma no, questo volta non lo faccio, se lo fai tu. No, brutto caprone, questo volta lo fai anche tu. E niente ragazzi, comunque speriamo di avervi divertito tenuto per qualche minuto. Se vi faccio diventare lasciare un bel pollicione, come di nomi comodo, iscrivetevi al canale. Se volete ricordiamo che trovate tutti quanti sotto e qua sulla descrizione tra commenti come al solito. E che dire? Qui da Nex. Sì, da me. Questo gioco maledetto. Ti dici che passi per i miei friend se mi correggo. Ma casomai che passi? Mi ha detto più volgarati qua che non so in tutti i nostri video. Se cerco di redimermi verso la fine dici che non cambia niente. No, non cambia niente, adesso chiudo il video con le calze. No, no, no. Mi chiamo Tecota e vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.